Ciao a tutti, ben ritrovati. Se vi va, stasera facciamo skincare insieme. Mi si stava attorcigliando la lingua, non so se sei notato, ma soprattutto, lingua permettendo, chiacchieriamo perché ci sono alcune cose su cui vorrei aggiornarvi. E poi sono anche incazzata come una vipera. Più ci penso, più mi incazzo. So che non devo dire questa parola, è arrabbiata. Ok, non so se anche a voi il mondo beauty aiuta a spostare il focus su altro, allontanarsi da alcune cose che ci fanno un po' arrabbiare durante la giornata, anche se devo dire che negli anni ormai sono diventata super zen, sono veramente molto brava a decidere, selezionare le cose per cui vale davvero la pena sacrificare il mio fegato, però ecco, ogni tanto qualche piccola sfumatura mi prende ancora. Comunque, bando alle ciance, direi di iniziare. Sono truccata veramente pochissimo e anche malissimo, perché soprattutto negli ultimi 2 o 3 giorni sono andata veramente di corsa lavoro molto serrata con gli orari, molto tirata e quindi pochissimo tempo, giusto una sistematina. Per dirvi, non ho neanche fatto le sopracciglia con la matita. Ora io o esco struccata di solito, oppure se faccio un make-up anche il più basico possibile, giusto un attimo riprendere il tatuaggio che ho sotto, che però vedete un po' si perde, un po' ingrigito, quindi anche solo farlo riemergere dalla base perché magari ci va del prodotto sopra, è un passaggio che faccio sempre, cioè è uno dei miei passaggi quando faccio un make-up ridotto all'osso. Sento mia figlia che torna dal parco giochi. Quindi secondo me 3, 2, 1 è qua. E invece oggi neanche quello, però oggi, e penso che non sia mai successo prima, ben 3 persone mi davano 24-25 anni, 3 persone diverse in una giornata. Cioè, io faccio questo lavoro a contatto con la gente già da quando studiavo, nelle stagioni, alle superiori, e anche dopo con l'università, ho sempre comunque fatto questo lavoro e vi assicuro che sempre mi hanno dato più anni di quelli che avevo, sempre, e la cosa si è aggravata andando avanti, quindi io sono abituata al fatto che mi vengano associati più anni di quelli che ho, ne ho 31 e oggi con questa faccia terribile me ne hanno dati 24-25, ecco, una cosa del genere, comunque meno di 30 tutti, cioè tutti, 3 persone in un giorno solo, quindi va bene, l'ho detto 500 volte, però sono rimasta impressionata perché ho detto: coincidenza? Io non credo, cioè non è che c'è una connessione. Sicuramente il fatto di avere una full face, un make-up, anche solo occhi, ma comunque qualcosa di molto costruito e molto curato, per quanto possa essere bello sotto magari un altro aspetto, anche per noi appassionate, perché agli occhi degli altri non è mai troppo bello quando il make-up è super costruito, anche se è fatto bene, anche se non è visibile, anche se non ci sono difetti. Però comunque è già qualcosa che viene associato a una fascia di età un po' più matura, no? E invece quando si ha quel sapone ovviamente si richiama lo stato un po' più fresco, un po' più bambino. E nulla, quindi non lo so, forse chiudo il canale, butto tutto e vado in giro così tutti i giorni. No, vabbè, sto scherzando, per me non è un problema l'età che dimostro, l'età che ho, non mi interessa, non mi offendo anche quando una persona magari ipotizza che io abbia più anni, però ecco, volevo raccontarvi questa cosa. Va bene, direi che è giunto il momento di iniziare. Ho pochissimo mascara, ma non abbandono l'abitudine, se non l'avete prendetela, di sciogliere il mascara con un po' di acqua tiepida, perché praticamente andate a stressare molto meno l'occhio dopo con i prodotti, utilizzate meno prodotto, quindi sia per sfregamento che per quantità di detergente stressate meno l'occhio, risparmiate anche un po' di prodotto perché a volte ne usiamo più del dovuto, anzi tante volte quando sensibilizziamo la pelle, la zona del contorno occhi, che è quella un po' più delicata e sensibile, la causa a volte è anche davvero nella quantità di prodotto che andiamo ad utilizzare. E come vi ho detto nel video su GoFu, mi sono anche ripromessa di... Ho già perso? Ah no, ce l'ho qua. Mi sono anche ripromessa di aiutarmi con questi panni struccanti. Io ho questo set da 2 che l'avevo preso su Amazon, insomma, se trovo il link ve lo metto, se c'è ancora, perché sono datati, però mi trovo molto bene, sono molto soffici, morbidi, li ho lavati, stralavati in lavatrice a mano, sono eterni direi, e mi aiutano a
rimuovere il make-up. Certo, non devo usarli sfregandoli troppo, soprattutto nella zona del contorno occhi, perché io tendo ad irritarmi, come vi ho detto mille volte, con lo sfregamento. Però se il make-up è già praticamente sciolto e si tratta solo di iniziare a portare via qualcosa, aiutarsi all'attaccatura per non proprio bagnare completamente i capelli, rovinare magari l'attaccatura della piega, aiutano tanto sempre a usare meno prodotto, quindi secondo me possono essere davvero utili. Quindi direi che fuori camera vado a sciogliere e poi iniziamo la doppia detersione. Prima era terribile, ora è anche peggio. Tra l'altro sto notando che sono abbinata con Gofu, ma è una maglietta di Fabio. Io uso delle sue magliette che mi scarta, diciamo, che però sono molto belle, magari non li vanno più, ecco, per casa. Trace Away di Gofu. Vi ho recensito i prodotti Gofu perché ho preso il kit di Mini Taglie nel video precedente, insomma, uno dei video recenti. Andiamo a fare doppia detersione con questi prodotti. Non mi ripeto perché vi ho detto quello che penso di questi prodotti dai primi utilizzi e devo dire che i miei utilizzi stanno continuando e quello che penso è sempre in linea con quello che vi ho comunicato. Quindi se vi va proprio di approfondire il discorso Gofu, stavo dicendo Goku, mamma mia ragazzi, sono stanca e inizio veramente a straparlare. Ci sono quei video, mentre in questa occasione vorrei raccontarvi un'altra faccia di Gofu, che è il servizio clienti. Loro sono molto attivi su Instagram, quindi se voi fate una storia, un reel, insomma li taggate, sono molto pronti, direi ai livelli di Astra. Astra secondo me è il brand italiano più sul pezzo a livello social, cioè rispondono, sono veramente pronti e attivi, quindi questa cosa mi ha fatto molto molto piacere. Oltretutto, che cosa è successo? Praticamente io avevo fatto l'ordine, nel giro di una settimana il mio ordine non era stato neanche spedito, perlomeno a me non era mai arrivata nessuna notifica neanche di una avvenuta spedizione. Non ricordo se sono stata io a scrivere alla mail dello staff Gofu o se mi hanno scritto direttamente loro, scusatemi se non ricordo questo piccolo particolare, ma comunque se scrivete vi rispondono, ecco, fondamentalmente ci sono presenti, non siete abbandonati a voi stessi. E nel frattempo vado senza sciacquare con Super Soap, quindi detergente oleoso senza acqua, quindi faccio come fa Giulia Sinisi, fondatrice del brand, vado invece con Super Soap, che è appunto il secondo passaggio della doppia detersione. E vi dicevo che fatto sta che mi avvisano che il mio pacco potrebbe essere tra i pacchi dispersi da GLS che hanno subito furti, che i pacchi che hanno subito furti, non so, avete capito? E che quindi nell'incertezza di questa cosa, nel dubbio, mi avrebbero comunque spedito nuovamente subito un pacco che è arrivato infatti dopo poco, se non forse addirittura il giorno dopo, due giorni dopo. Io ho iniziato a provarli, vi ho fatto il video sulle mie prime impressioni, anche perché si tratta di doppia detersione principalmente, e quindi diciamo che gli effetti, se è efficace, se vi sensibilizza, è una cosa che potete notare anche velocemente. Inumidisco il panno e torno. Con il panno inumidito, solo qualche giorno fa mi arriva al bar. Noi abbiamo come indirizzo di consegna sempre quello, perché siamo aperti 7/7, quindi c'è sempre qualcuno per forza a ritirare i pacchi. Mi arriva un pacco da GLS, stranamente io non aspettavo niente. Infatti Fabio mi manda la foto, perché c'era lui in quel momento, mi dice se vuoi lo apro, però lì per lì mi è venuto il dubbio e dico, ma vuoi vedere che era quel pacco? Insomma, poi nell'etichetta piccolino effettivamente Gofu c'era scritto come mittente, e quindi ho detto no, aspetta un attimo, non aprirlo, perché ho il sospetto che quello sia il pacco disperso inizialmente, anche se a me non era proprio arrivata la mail da GLS di presa carico, diciamo, però insomma lo staff mi aveva detto questo, quindi questo è. Alla fine scrivo sempre su Instagram, perché ormai ci eravamo già sentiti nei giorni precedenti,
praticamente mi hanno detto che alla fine sì, era quel pacco, di considerarlo un regalo da parte loro. Quindi io mi sono ritrovata con due kit di mini taglie che userò molto volentieri, che praticamente credo che sommati facciano il prodotto full size. E nulla, sono stati molto carini perché io il pacco non lo avevo proprio aperto, quindi avrei potuto tranquillamente rimandarglielo, non era stato toccato, insomma. Sono stati veramente molto molto pronti, mi dispiace per il disguido, soprattutto in un momento in cui stavano più o meno lanciando anche dei prodotti nuovi o comunque delle taglie nuove con GLS. Penso che comunque GLS risponda, avranno delle assicurazioni nei loro contratti, insomma, e alla fine quindi ho doppio gofu. Tutto struccato alla perfezione, è vero anche che avevo poco trucco, quindi insomma non era in questo caso un lavoro difficile. Vado con questo tonico di balea, senza alcol, con estratto di fiori di mandorlo, 200 ml, indicato per pelli secche e sensibili, al mattino e alla sera, viso con lo décolleté, evitare la zona del contorno occhi, ah sì. È idratante, è molto idratante. Devo dire che l'effetto mi piace, ma c'è qualcosina che non mi convince, e cioè che praticamente quando io lo metto, adesso minimo non lo fa, no, lo sta facendo anche adesso, va a fare quasi una leggera schiumettina che mi dà quasi l'idea, scusate ma nel frattempo si è smontata la coda, di acqua micellare, cioè di qualcosa che va risciacquato perché contiene tensioattivi. Vedete, eccolo qui, l'ha fatto. In realtà secondo me è una quota idratante, perché comunque è un tonico, quindi è un prodotto senza risciacquo, però non lo so, fatemi sapere anche voi se lo avete, se lo avete provato in passato, che cosa mi dite. E devo dire che ha un ottimo potere idratante, cioè che per quello che costa, quindi adesso non ricordo, ma pochi euro, perché i prezzi di balea reperibile quindi a DM sono veramente irrisori. Cioè, mi piace veramente tanto. E vi dico anche che non ho in questo momento in uso una Essence, perché ho terminato la mia Essence e ho fatto un ordine un mese e mezzo fa da Stylevana, ma è ancora in giro per il mondo. Tra l'altro è stato anche spedito recentemente, quindi un disastro più totale, occorre dirlo, perché capisco che comunque i prodotti vengano da un paese di molto molto lontano. Capisco che ci siano tantissimi disagi post pandemia, cioè insomma i disagi nel mondo sono tanti, ma sarebbe opportuno scriverlo sul sito, perché se io faccio degli ordini a giugno mi aspetto di riceverli almeno entro metà luglio, cioè insomma ordino delle protezioni solari magari per il mare, da spiaggia. Io credo di averne ordinata, non mi ricordo più neanche che cosa ho preso, per farvi capire, credo di averne ordinata una che è perfetta anche in inverno perché va bene anche sotto il make up, però per esempio avevo ordinato la Essence e sono senza Essence da un pezzo. Certamente avrei potuto ricomprarla nel frattempo, a parte che avevo ancora la mia, però spero che a giorni sia qui quella. Io non sono una che fa tantissime scorte di skincare, anche perché l'Essence di solito mi dura veramente molto. Insomma, è un po' tanto l'attesa, e secondo me non è giustificabile, proprio perché in alcuni siti, shop online, scusate, nel frattempo procedo perché altrimenti, in casi eccezionali di Black Friday, pandemia, problemi vari, disagi vari, esce comunque almeno un avviso che ci sono dei ritardi nelle consegne, che le consegne possono insomma tardare, eccetera. In questo caso almeno io non ho visto niente, adesso vi dico che si è omesso. E oltretutto, quando voi scegliete un prodotto sul sito di Stylevana, mi dispiace dirlo perché io ho anche collaborato con Stylevana e hanno una proposta davvero eccezionale ad un prezzo super competitivo, motivo per cui mi rivolgo comunque a Stylevana come cliente. So che le spedizioni sono lunghe, ma non così lunghe. Così lunghe secondo me è inaccettabile, anche perché ho dovuto scrivere più volte al servizio clienti. Alla fine addirittura ho contattato la mia manager della vecchia collaborazione per cercare di smuovere qualcosa. E quando si ordina un prodotto sul sito di Stylevana c'è scritto se è disponibile, in quanto è disponibile. Quando poi tu fai l'ordine, ti arriva una mail che praticamente ti dice che
dal momento in cui quell'ordine che tu hai effettuato verrà elaborato, allora loro sapranno da quel momento qual è la disponibilità dei prodotti. Questa è una cosa assurda, perché anch'io, che sono l'ultima in questo mondo, con il mio programmino di cassa a lavoro, se registro la merce che entra, nel momento in cui la merce esce, nel senso che viene selezionata o scansionata con il codice a barre e viene quindi pagata, automaticamente mi va a scalare quel prodotto in tot pezzi dal magazzino. Quindi io in tempo reale so sempre quanti pezzi ho in magazzino di cosa. E credo che funzionino così, a maggior ragione, gli shop online. Quindi è assurdo invece che questa disponibilità non sia tenuta in tempo reale. Quindi questa è la mia riflessione su Stylevana. Mi dispiace, collaborano tantissime mie amiche e colleghe, ho collaborato anch'io con loro, però in questo momento c'è un problema e forse andrebbe gestito diversamente. C'è una mail automatica che risponde, insomma alla fine mancava un prodotto, mancava, mi avevano detto che arrivava quella settimana e quindi che il pacco partiva, ho dovuto riscrivere appunto anche alla manager e tutto, e alla fine me l'hanno stornato praticamente, mi hanno fatto il reso e hanno fatto partire il pacco senza quel prodotto. Ecco, sicuramente c'è qualcosa da rivedere. Nel frattempo io sono andata con questo siero, che ormai sto quasi finendo, del brand Beauty Bay, quindi del sito shop online Beauty Bay, proprio del loro brand. Non è la prima cosa che io provo della loro linea skincare, ho provato anche uno struccante, ve ne ho parlato, è ottimo. E vi danno anche quel panetto compreso con lo struccante, che è fantastico. Questo è un siero illuminante con la vitamina C e peptidi. Mi ricorda tanto quello di Balea. Ho un pezzo di siero qua. Tutto nella confezione arancio, sempre la vitamina C, che ho terminato però quando ero un po' più assente dal canale, e quindi insomma ho cestinato, e alla fine il video dei finiti vi avevo spiegato che ve lo farò con le cose che finisco da adesso, perché non avevo voglia di avere rifiuti in casa. Mi trovo bene con questo siero, non è miracoloso, però è un bel siero, sì. Devo dire che è idratante, non è appiccicoso, ha comunque questa consistenza molto piacevole. Che sia realmente illuminante, perché comunque siamo sempre su piccoli prezzi, poca pretesa, ecco, non mi aspetterei grandi stravolgimenti, però è un siero piacevole. Oltretutto vanno anche spesso in sconto. Invece passiamo al contorno occhi e vi parlo di questo kit che mi è stato inviato dal brand IMIM, credo che si pronunci così, lo trovate su Amazon, quindi facilissima reperibilità. Se siete in fase, mi sta finendo il contorno occhi, devo comprarne uno nuovo, vi consiglio di dare un occhio, perché comunque con Amazon sapete che vi arriva tutto a casa senza nessun tipo di problemi. Intanto inizio ad applicare questo, che è il siero per il contorno occhi, e pack super elegante, nero. Si presenta in questa pipetta, da istruzioni c'è scritto di applicarne 2-3 gocce per lato, ma io vi assicuro, e adesso lo vedrete, questa scena è veramente triste, sembra che io stia lacrimando, perché si stava rompendo lo specchio forse, cioè per me una goccia per lato è già più che sufficiente. E tra l'altro questo kit ha un prezzo sulla ventina d'euro, entrambi i prodotti, quindi cioè, devo dire che è veramente da tenere in conto. Il siero ha una consistenza quasi completamente acquosa, quindi non va a creare particolari spessori, non appiccica assolutamente. Ora non badate, ecco, sono ancora un po' sporca, ai miei massaggi, perché non sono un'esperta da questo punto di vista. E c'è scritto che può essere applicato su tutto l'occhio. Ora, ok, io cerco di concentrarmi qui e poi di solito salgo in questa parte, che ho anche un po' secca, paradossalmente. Trovo che vada a dare una prima sferzata di idratazione, e questa combo mi piace molto, perché quella che poi è la crema contorno occhi, questa dovrebbe aiutare anche a sgonfiare le occhiaie e a sgonfiare le borse, a ridurre le occhiaie. Per fortuna vedete che la mia situazione
è abbastanza fortunata, quindi da questo punto di vista non so dirvi, anche se ormai li ho in uso da qualche settimana. Però questa cremina, tra l'altro avete visto che ho estratto il tappino, che preserva maggiormente il prodotto, è piuttosto leggera, ecco, e quindi lavorano molto bene insieme, perché il primo dà, esattamente come per il viso, no? Un inizio di idratazione, rende la pelle già elastica, e poi andate con questo contorno occhi, che pure non è pesante, a non solo nutrire, anche se resta un contorno occhi leggero da giorno o comunque da estate, motivo per cui volevo parlarmene ancora adesso che fa così caldo, ma andate anche a fare effetto lock-in, quindi a chiudere gli attivi e a farli agire meglio. Ottimo, ottimo anche come base trucco. Io vi consiglio di dare un'occhiata, poi dipende sempre da che tipo di esigenze avete, perché ognuno ha il suo contorno occhi, ognuno cerca qualcosa, però io devo dire che mi trovo molto molto bene. Prodotto leggero, secondo me è la stagione giusta per dare un'opportunità a questo brand. Anche le recensioni sono ottime su Amazon, quindi io mi trovo davvero bene. Non mi manca niente, ecco, è questo il fatto, nel senso che quando ho a che fare con dei prodotti troppo leggeri, poi io dopo qualche utilizzo inizio a sentire che il mio contorno occhi ha bisogno di qualcosa in più. Invece questo, nonostante sia leggero ma non troppo, devo dire che mi dà ciò di cui ho bisogno in questo periodo. Tra l'altro potrei consigliarlo più da giorno, ma in realtà io lo sto usando tanto anche la sera come adesso, e devo dire che è sufficiente, e la mia pelle, non so se si nota, soprattutto a make-up fatto si nota, sta molto bene, perché anche il make-up sopra reagisce veramente bene, cioè rende molto. Ok, quindi vi ho parlato di questo kit e ve lo lascio come link, non è affiliato perché io non ho ancora fatto l'affiliazione con Amazon, penso di essere l'ultima, ma pian piano mi applicherò. E a questo punto metterei Skin Mill, sì, quindi torniamo a Gofu, qui abbiamo un'emulsione idratante, anche qui molto leggera ma efficace, cioè questi sono veramente dei prodotti adatti a questa stagione. Tra l'altro, proprio il giorno che io ho registrato il video su Gofu, la sera di quel giorno lì è uscito un video in cui Annalisa Superstar, che non guarderà mai questo video ma saluto eventualmente, scusate, ne prendo ancora un po' perché la voglio mettere anche qui, ha registrato un video confronto tra il detergente, no, lo struccante oleoso di Clinians e il Trace Away, quindi lo struccante oleoso, insomma, di Gofu. Io vi dico la sincera verità, non ho neanche capito perché è nato questo paragone, le è stato consigliato e quindi lei comunque ha provato a paragonarli, vince Gofu a mani basse, ve lo dico, però io non ho capito perché nel web è nato questo paragone, perché sono due prodotti completamente diversi, difficile da associare l'uno all'altro, si utilizzano anche in modo diverso, perché avete visto Trace Away come l'ho utilizzato, mentre l'altro va emulsionato con l'acqua, altrimenti veramente è pesantissimo. Vabbè, comunque, a parte questo paragone, che secondo me non sussiste, sono perfettamente d'accordo con tutte le caratteristiche che lei ha elencato e associato a Gofu, quindi il fatto che sia efficace, che quando però si ha troppo troppo mascara, allora si fa un pochino di fatica in più, ma sapete che io mi aiuto, come vi ho fatto vedere con l'acqua tiepida prima. Veramente ogni piccola info in più che ha dato l'avevo appena registrata anch'io nel video, cioè mi sono trovata molto allineata sul pensiero su Gofu, e avendo anche quello di Clinians, anche sul fatto che vinca Gofu in maniera molto tranquilla, costa anche qualcosina in più, però non sono due prodotti neanche simili secondo me. E quindi questo mi ha fatto molto strano, ecco, allineate. Sulle labbra vado a usare un lippino di Neve Cosmetics, questo è il Silky Glow, che vi direi è quasi finito, ma quando l'ho comprato non era tanto più grande, no, sono un po' piccolini, sono diciamo
più carini che altro, anche se sono efficaci, perché a me è capitato, e in questi casi, quando hai l'emergenza, quando hai la problematica, ti rendi conto se il prodotto risponde, e mi è capitato di utilizzarlo un giorno che avevo le labbra particolarmente secche, devo dire che con qualche applicazione me le ha sistemate. Questo, innanzitutto, ha un sapore quasi proprio di burro di karité, non saprei... buonissimo, non troppo forte. Questo lascia questo leggerissimo, leggerissimo colore, non a livello del Labello Cherry Shine Labello. Ok, sapete che ormai il mio cervello funziona così, non a livelli ai livelli del Labello Cherry Shine, ok? Ma comunque un tocco di colore in più, e a me piace anche quando faccio skincare, dopo comunque non spegnermi totalmente. Tra l'altro qui ho una zona un po' di secchezza, non vi nego che io a questo punto userei comunque il mio oliettino Night Oil di Caudalie, come fa? Non ce la faccio. Però direi che come skincare estiva, perché io sono un caso perso, quindi per me l'olio la sera a skincare finita ci sta sempre bene, come skincare estiva potrei fermarmi qui con i consigli. Nulla, credo di avervi raccontato tutto, perché volevo dirvi che mi hanno dato 24-25 euro. Sono stati troppo gentili, però effettivamente forse con poco make-up sembro un po' più ragazzina. Servizio clienti di GoFu, e alla fine il fatto che io abbia vinto un pacco che avrei tranquillamente restituito. La recensione super in linea con Annalisa Superstar, cioè avevo praticamente appena finito di dire le stesse cose, e il discorso di Stylevana. Chi c'è? La cucciola. Ciao amore. Bene, devo andare. Vi mando un bacio, ci sentiamo come sempre nei commenti, grazie mille.